Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Formula 1 2021, riprendiamo da dove ci siamo lasciati con Breaking Point, quindi torniamo in pista in Olanda, avevamo affrontato per l'appunto il Gran Premio d'Olanda, Casper Ackermann si mette in mostra nel Gran Premio d'Olanda con un arrivo sul podio di fronte ai fan di casa. Era stato un Gran Premio estremamente emozionante quello del nostro Ackermann. Allora, qui avevamo già visto tutto, se non ricordo male, avevamo spippolato anche un pochino le mail. Come sempre ragazzi, io vi ringrazio per il supporto che state dando a questa serie, queste serie in realtà dedicate a Formula 1 2021, perché stiamo facendo la modalità Breaking Point. Il My Team lo stiamo alternando, perché come detto in questa prima fase alterniamo un pochino il My Team al Breaking Point, che diciamo prendetela un po' come una serie TV, effettivamente molti rimandi effettivamente ci sono anche alla serie di Netflix, quindi con calma un 1/2 dipende dalla lunghezza capitoli al giorno, come detto ogni tanto alternati col My Team, ma mi raccomando continuate a supportare questa serie con like e condivisioni, siate sportiveggianti anche voi. E tra l'altro sul secondo canale, o meglio in live, stiamo facendo un pochino di modalità pilota con Buzzi, il nostro mitico boss della MotoGP, che sta provando con le quattro ruote. Se vi perdete le live le ritrovate poi sul secondo canale integrali, così molto easy ce lo stiamo giocando, poi vedremo se fare qualcos'altro a livello piloti anche qui. Comunque andiamo con il prossimo capitolo, capitolo 10. Con diversi giri a disposizione Aston Martin si trova in una posizione di vantaggio, attenzione forse la prima volta, con entrambi i piloti a punti. Casper Ackermann continua a spingere avanti, ma il suo compagno Hayden Jackson non si dà per vinto e inizia a recuperare terreno. Dipende in realtà. Casper, Jackson è più veloce di te, dovrai farlo passare. Non ci avete detto così però quando stavamo noi con Adam. Mi dicevi Casper, fai passare Jackson. Non capisco. Puoi riprenderti la posizione se non riesci ad allontanarsi. È più veloce di me. Sì, è dietro di te Casper, conferma e lascialo passare. È troppo lontano. Andiamo, Casper. Mamma mia, che rischi, signori, che rischi. Casper, non fare così. Non è veloce. Questo è un ordine della scuderia. Aia. Dicevi, Casper? Non è veloce. Aia. Qua siamo un po' stronzetti. Non far passare Jackson. No, aspetta, ma come faccio a leggere l'obiettivo? Non far passare Jackson. Aia, aia. Il distacco dalla vettura davanti è 2,9 secondi. Con quali rischi? Però vi ricordate quando ci fu la stessa cosa nella scorsa stagione, quando eravamo noi? Hayden, mica gli avevano dato quest'ordine di scuderia, ci avevano detto a noi di non... Aia, aia. Dobbiamo stare attenti, ho fatto un po' troppi errori. E mo lo do, via. Abbiamo sufficienza per altri 5 giri. Aspetta che può usare lui il DRS, però attenzione che riusciamo a... ho sbagliato un po' troppe curve, ci sta. Un errore ci sta, dai. Fortunatamente è successo al volo all'inizio. Sì, ci sta, può capitare, insomma. Perché dovevo leggere l'obiettivo, Non è veloce. Questo è un ordine della scuderia. Mi ricevi, Casper? Non è veloce. Stavolta concentrati, signori, aggressivi. Siamo distratti un po' troppo prima leggendo l'obiettivo e via, quindi... Fortunatamente è successo all'inizio. Probabilmente ci dava pochissimo per recuperare. Adesso dobbiamo gestire questi 4 giri e mezzo. Stando attenti perché insomma. Dicevo però quando era capitato nell'altra stagione, insomma. Vai con l'Hertz. Siamo con le soft, così come Jackson dietro di noi e Norris davanti a noi, quindi anche a dire che recuperiamo lì davanti, però. Attenzione qui al muro dei campioni, molto aggressivi, abbiamo finito l'Hertz.
Ackermann comunque si rifiuta di seguire questi ordini di scuderia, creerà sicuramente dello scompiglio e delle incazzature all'interno del box. Sicuramente. Poi vabbè, l'obiettivo è di rimanere davanti, quindi effettivamente poi ci sarà probabilmente delle conseguenze per la nostra testardaggine, la sua. Noi cerchiamo di seguire l'obiettivo, anche perché lo devi fare per forza l'obiettivo, non è che vai. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Siamo l'Hertz per prendere un po' di velocità. Attenzione perché Jackson è a un secondo e qualcosa, se riusciamo a non fargli utilizzare più il DRS, ecco, potrebbe diventare sicuramente più easy. Dai è così. Siamo in ottava e nona posizione, quindi come detto entrambe le Aston Martin a punti. Quindi come detto poi My Team, tanto il My Team vi dicevo avremo occasione di spippolarlo per tutto l'anno, quindi hai voglia. E comunque ogni tanto vi intervallo questo breaking point. So che c'è dell'infognamento, ragazzi, però spero che insomma la prendiate un po' appunto come una serie TV. Siamo soli 2 secondi dalla vettura che ti precede, non mollare. La seguiate appunto in mia compagnia, anche io sono fomentatissimo, però pian piano me lo sto gustando, vi devo dire la verità. Me lo sto gustando pian piano e lo sto comunque apprezzando. Perché comunque è una modalità alternativa, tanto c'è tutto quello che possiamo volere, nel senso la carriera pilota, la carriera scuderia. Quindi è bello avere anche questo qualcosa in più, diciamo, che ci fa vivere questa rivalità. Il 2020 avevamo saltato, ma fortunatamente quest'anno è tornata questa modalità storia, questa non l'hanno chiamata breaking point, e spero che insomma rimarrà tutti gli anni. Beh, insomma ci vorrebbe un po' di inventiva per livello storia, però insomma ci sta pure. Poi adesso in Electronic Arts magari come il viaggio di FIFA ci potrebbe stare. Poi certo è durato un tot di anni, poi è cambiato adesso che c'è il Volta, mi sembra che l'anno scorso in realtà non ho giocato, e quindi ci potrebbe stare questa cosa. Attenzione che siamo all'ultimo giro, una cosa che mi piacerebbe tantissimo, che non ci ha parlato negli scorsi anni, sarebbe quella di ripercorrere una storia che magari abbiamo già visto della serie, farci fare una carriera. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. Magari nell'arco degli anni, che ne so, parti. Cioè, a me sarebbe una figata fare le stagioni dall'85, magari al 95, per dire un 10 stagioni, dove naturalmente le auto cambierebbero in base a come sono cambiate nella realtà. I piloti stessa cosa, ci sarebbero alcuni eventi naturalmente conosciuti, ma appunto in modalità storia, che tu magari sei l'incognita. E l'idea potrebbe essere anche quella di fare per più anni, che ne so, parti invece prima, negli anni 70, il primo anno fai anni 70 fino a 75, 75, 80, 80, eccetera, eccetera. E poi a fare un bel po' di capitoli, così comunque gli abbiamo dato 2 secondi, quindi possiamo dirlo che adesso si potrebbero arrabbiare, ma neanche tanto. Scusa. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Ce la siamo guadagnata, tutto sommato, questa posizione.
parte qualche, come detto all'inizio, che tra leggere che dobbiamo cosa fare. Cosa mai stia succedendo in Aston Martin? Questa rivalità tra i loro due piloti non porterà davvero a nulla di buono. Devono calmarli. Niente. Ma Carlo, quanti altri punti butteranno via? Credo che Aston Martin abbia una bella gatta da pelare. Allora, non porre rimedio a questi continui litigi. All'inizio c'era un po' di difficoltà, ma poi si sono scontrati e entrambi non hanno finito la gara. Di questo passo faranno un altro incidente. Come hai detto, Luca, c'è qualcosa di irrisolto tra loro due. Niente, signori, qua c'è sempre qualcosa da ridire. La Mercedes torna a fare festa dopo uno straordinario weekend di gara. Sempre i soliti. Il buon Verstappen. Hey! Due della Mercedes. Lasciami. No, parlami per una buona volta. Attenzione! Vattene! Perché ti comporti così? Rissa. Ma sarei io il problema! Non mi fai passare e non mi parli! Vuoi il rispetto? Devi essere pronto a darlo! Funziona così! E tu mi stai rispettando! Prima dovresti guadagnartelo! E cosa dovrei fare? Sono tutto orecchi! Dammi un po' di spazio là fuori! Qual è il tuo problema? Voglio vincere! E questo ti rende speciale? Sei assurdo, Casper! Sto bene. Beh, non dovrai sopportarmi per molto. Ma che intendi dire? Sono stufo di tutto questo. Basta! Che dici? Io mi ritiro. Ehi, cosa? Casper! Casper! Signori, qui... Attenzione, 10.000 visual, la rissa. 21.000, sale, va in tendenza. Dai, fate andare in tendenza anche questi video, signori. Dai, vai con like e condivisioni, che scattano le risse qui. Il Gran Premio del Canada potrebbe rappresentare il punto più basso della relazione tra Ackerman e Jackson. Ormai il video del litigio tra i due è diventato virale. Aston Martin spera che i piloti possano sotterrare l'ascia di guerra e proseguire verso il Gran Premio d'Austria con un atteggiamento migliore. Due settimane dopo si va in Austria, signori, rissa così, notizia bomba, la situazione Aston Martin. Jackson è ancora infuriato con Ackerman, le voci di corridoio circa la frattura tra in casa Aston Martin continuano a girare. In seguito al litigio tra Jackson e Ackerman al GP del Canada durante le prime battute della stagione, i due piloti si sono ancora parlati a distanza di settimane. Secondo alcune fonti, scusate, ma sto lontanissimo dallo schermo e qua purtroppo non si può neanche zoomare come le mail, non vedo una sega. Una di queste fonti molto vicina ad Aiden Jackson ci dice che Aiden è ancora arrabbiato con Casper. Finché Ackerman non chiederà scusa, non vede il perché debba continuare a parlargli. Ma pensate sia solo colpa di Ackerman? Siamo davanti a un pilota che è talmente amareggiato della situazione che ha deciso di ritirarsi dallo sport. L'olandese ha militato per molti anni, quindi possiamo dire di conoscere bene il suo temperamento. Difficilmente durante la sua carriera abbiamo assistito a battibecchi del genere. A questo punto ci chiediamo se Jackson, se sia Jackson a voler mantenere intatto il suo orgoglio. Ok, potevano far zoomare Nat, che poi mi ricordo al primo episodio non eravamo riusciti a zoomare l'ambo. Attenzione qui, non so se sia il caso di leggere ritirarsi per colpa di un compagno arrogante. Vabbè, c'è sempre una rivalità, come chi da un lato, chi dall'altro. Noi stiamo vivendo effettivamente entrambe le situazioni e possiamo forse comprendere un pochino, insomma, poi tireremo le somme. Vedi, qua puoi zoomare, almeno ce leggo un po' meglio. La situazione non è andata per il meglio, la stampa sta ancora parlando della totale assenza di scuse. Non possiamo costringerti a scusarti, ma se non lo fai ti porterai dietro questa cosa per molto tempo. Non sei l'unico comunque, ho detto la stessa cosa anche ad Aiden. La clip non è veloce, ha ormai preso il via insieme a... It's not faster, che può... il che può sembrare una cosa positiva, ma non ce la scrolleremo di dosso facilmente. Facciamo il nostro meglio per il team. Chiamami se hai bisogno. Vabbè, tutta pubblicità. Casper, sono ancora in trattativa con i tuoi sponsor per il rinnovo del contratto. Sono ancora amareggiati. L'annuncio del ritiro non gioca a nostro favore, ma le trattative procedono comunque. Ovviamente dobbiamo discutere del tuo rinnovo e di cosa vuoi fare a partire dalla prossima stagione di F1. Organizziamo una riunione quando sei libero. Ecco, Lucas Weber, spero che te la stia cavando, Casper. Ho saputo che Zaffnauer non è ancora felice della situazione. Beh, se c'è una cosa che accontenta davvero tutti sono i punti. Non puoi controllare il team o la stampa, ma puoi controllare come guidi.
al Red Bull Ring sei sempre andato forte, sfrutta la curva 3, non riuscirai a cavartela come sempre. Riuscirai a cavartela come sempre, se no che c'è porta sfiga. Le previsioni indicano qualche nuvola all'orizzonte per l'inizio della gara, con alta probabilità di schiarite dopo. Speriamo che mantenga così. L'Austria è sempre stata un po' problematica, o meglio, particolare dal punto di vista del meteo. Signore, direi di andarci a fare pure quest'altro. Vediamo, vediamo. Io come sempre poi, se sarà troppo lungo, dividerò il video. Insomma, vediamo. Una partenza sfortunata vede Kasper Ackermann ultimo nel gruppo, con la gara ancora ai primi giri la safety car entra in pista. Per Ackermann questa è l'occasione giusta per riprendersi qualche posizione, e qua ci vuole un pit. No, niente pit. Mantieni la temperatura delle gomme. Ah, 10 giri. La sesta è uscita per Aiden. Aiden dovrà entrare ai box, è il momento giusto per recuperare. Ci provo. E noi invece abbiamo già cambiato gomme? Oddio, non lo so, noi abbiamo le medie. Aspetta, vediamo. Obiettivo: riunisci il resto del gruppo prima che la safety car scenda in pista. Ah, ok, aspetta allora. Prossime gomme medie. No, allora non credo che dobbiamo fare un altro pit. Oddio, aspettate che ci siamo buttati. No, le gomme sono nuove e siamo all'ottavo giro, quindi evidentemente siamo rientrati da poco. Che dobbiamo andare a cannone qua, signore, perché se no. Immagino che se no non ce la facciamo. Quali rischi? E poi era prima che la safety car scenda in pista, ma già è scesa in pista, se no che stanno a fare? Siamo comunque ultimi dietro a... no, Jackson. Ben fatto. Ah, arriva a punti. Per il decimo posto. Cerchiamo di prenderci dei punti. Ok, decimo posto, okay. Superiore, quindi l'obiettivo prima era quello di arrivare qua e poi di spingere. Ackermann ha detto che è entrato al... Accelera un po', per favore. Sì, devi sì, essere a una distanza massima di 10 auto dalla vettura che ti precede. Vabbè, siamo ancora in temperatura con le gomme perché abbiamo fatto il giro prima a cannone. Quindi. Prepariamoci a riprendere la lotta. Ah, Jackson proprio ritirato. Durante questo giro, quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare finché non viene esposta la bandiera verde. Okay. La safety car è in questo giro. Jackson quindi ha avuto un incidente, è rientrato in box, o meglio ritirato, perché... un guasto forse più che un incidente, perché se è rientrato ai box. Signori, dobbiamo essere aggressivi, almeno decima posizione in questi ultimi giri. Ultimi giri, insomma, a metà gara. Ok, le macchine coinvolte nell'incidente sono state... bandiera verde, bandiera verde! Accelerare. Ammazza pure loro però, vanno, eh. No, dobbiamo iniziare subito ad insinuarci, a togliercene uno alla volta, anche con un po' di cattiveria, ma insomma non è facile la decima posizione, non è proprio easy dalla diciannovesima. Adesso siamo in diciottesima. Lucas Weber ci ha detto che in realtà noi qui siamo andati sempre bene. Oggi non sarà facile. Dietro a Mazepin. Riusciamo a toglierci già qualcuno da qua? Non è male, tipo Mazepin già da subito. Mamma mia, come siamo usciti qui! Attenzione! Quasi tamponata su Ocon. Dai che facciamo pure Russell. Bam! Via! Avanti il prossimo! Mick Schumacher davanti a noi! Fomentatissimo Ackermann, punta alla
decima posizione, non meglio, ma insomma meglio un po' più complicato. Il gruppone è abbastanza compatto però qui davanti, eh. Qua ce la potevo fare, ma se tiravo più la staccata andavamo troppo lunghi là. Se riusciamo in realtà pure all'esterno, a volte abbiamo fatto delle finezze. Qua sarebbe meglio evitarlo quel cordolo in realtà, perché è molto pericoloso. La stessa cosa su Mick, scaliamo una marcia in più, ma abbiamo finito l'Hertz per il giro. Tanti a noi Giovinazzi, proviamo a superare Antonio qui, ci buttiamo all'interno, no, arco 2, ci siamo agganciati con Antonio, madonna i rischi, non so se si è spostato un po' lui all'interno, se noi siamo andati forse troppo all'esterno. Onestamente non mi sono accorto, però in realtà mi sembrava di aver lasciato abbastanza spazio. Fortunatamente non siamo là, era facilissimo andare a sbattere con il muso sul muro, ma evidentemente siamo giusto appena sfiorati, ma insomma a quelle velocità è un po' rischioso. Davanti a noi Carlos, siamo a meno di un secondo, quindi va bene, riusciamo a usare il DRS, per quanto come detto abbiamo perso un po' di tempo lì con Antonio Giovinazzi, ma può capitare. Davanti il gruppone è compattissimo dopo la safety car, ci sono tante auto una vicino all'altra e noi riusciamo ad avvicinarci. Attenzione, stava per provare Carlos Devon Butler, maledetto, e noi qui con cattiveria. Attenzione davanti, sta succedendo un macello, in 18 siamo. Guarda sto figlio della mignotta del Butler, dagli una sportellata, fallo caca sotto un po'. Attenzione, ecco perché Devon Butler era più o meno lì alla decima posizione, per quanto adesso Tsunoda si l'ha superato di nuovo, bene per Tsunoda. E noi decima posizione, grande così signori. L'obiettivo al momento è raggiunto, ma se riusciamo a far meglio, insomma, non sarebbe male, eh. Io qui su questo tracciato in realtà spesso mi fomento tantissimo. Quindi se riusciamo a far meglio, adesso sei nella top 10, continua così. Mi fomento tantissimo, ma senza esagerare signori, eh. Insomma, è bene fomentarsi, ma dovremmo pure arrivare. Qua incrociamo che almeno, ah, pensavo ripartisse meglio Gasly. Mamma mia che sta succedendo signori, attenzione con Fernando, proviamo qui all'esterno. Pierre Gasly, mamma mia che rischi che stiamo prendendo. Però signori, come detto, questo circuito mi fomenta tantissimo perché fa certi curvoni a cannone, insomma su soddisfazioni. Sfilalo. Esagerato un po' troppo. Qua riprende lui il DRS. No, neanche. Attenzione all'interno, lo tiene Pierre Gasly. Tesissima, quest'anno comunque sono sufficienza per altri 5 giri. Molto incazzosi, eh. Guardalo come tiene bene l'interno. Noi dobbiamo per forza buttarci all'esterno. Vai, riparti bene, un po' di Hertz, ruota.
Ruota, ruota con Pierre Gasly. Mamma mia. Via, via. Stava posizione per Ackerman. 2 secondi e 2 da Daniel Ricciardo lì davanti, abbiamo perso un sacco di tempo qua dietro. Madonna mia. Siamo un attimino rimbalzati sul panettone lì. Bellissima con questa gara, bella bella. quando ti dà questi obiettivi da recuperare il gruppone ti fomenti ancora di più, quindi ci piace più in attacco che in difesa. Non riusciamo comunque a recuperare su Ricciardo, complicato anche perché lui è molto vicino a Leclerc, quindi riesce a utilizzare il DRS. Il distacco dall'avventura che ti precede è 2,2 secondi. Qua in realtà soffriamo molto di sottosterzo in quella curva. La facciamo bella allegra, però è normale. Sono comunque a Gasly che non è poi così lontano e sta comunque buttando tutti i DRS. Carità, noi stiamo facendo meglio del previsto sulla carta. Dobbiamo stare in decima posizione, siamo in ottava, però sarebbe piaciuto provare a recuperare ancora qualcosina in più, ma penso che questo sia il massimo che potevamo fare quest'oggi. Questa è la 19ª posizione dopo il pit, non potevamo neanche pretendere troppo. Pierre. Abbiamo carburante a sufficienza per soli 2 giri. Ma in realtà ce ne manca uno, quindi giro. Non ho capito bene in realtà loro come gestiscono la miscela, nel senso che vi ricordate che all'inizio ci aveva dato la possibilità di gestire il fatto quando magari avevamo poca benzina se andava a influenzare tanto il rallentamento dell'auto. Noi ce ne abbiamo sempre tanta di benzina, quindi se tanto mi dà tanto dovrebbe andare a cannone. Occhio che qua ce l'abbiamo veramente incollato, Pierre Gasly. Rischi. Poi qua la scia sfruttata dall'Alfa Tauri con Gasly sta portando ad impensierirci proprio all'ultimo giro. Ma è il vecchio leone Ackerman, olandese volante, riesce a portarsi a casa comunque un'ottava posizione. Bene così, bene così. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Dai, dai. Questa ci ha fomentato tanto sta gara, Ackerman è riuscito ad andare a punti, al contrario del suo compagno in Aston Martin. Hayden Jackson non ha neanche finito la gara, davvero sconfortante, Luca. Vabbè, coraggio. Sì, Jackson non era in forma. Si vedeva che il suo feeling in pista non era ottimale. Alla fine c'era da aspettarselo. Beh, se le voci sono vere, al momento in Aston Martin non sta tirando una bella aria. Non buttiamo benzina sul fuoco. Esatto, e questo può far sbagliare anche il pilota più esperto. Spero che Jackson non si butti giù. È un pilota con molto talento e può ancora fare molto in questo sport. Pure giovine, noi siamo noi quelli anziani. In questo momento i piloti si stanno avvicinando al podio. Bene o male, presenta sempre gli stessi personaggi, un po' invertiti, ma quello è. Ok. Ottimo lavoro oggi. Sentiamo le tue impressioni. La gara di oggi si è rivelata piena di sorprese, Casper. Sei soddisfatto della tua prestazione? Vabbè, dai, tutto sommato sì. Non è stato facile oggi.
Continuavo a ritrovarmi nel posto sbagliato al momento sbagliato, quindi sono felice di aver racimolato dei punti. La safety car mi ha dato un'occasione d'oro per ribaltare le cose, quindi sì, sono soddisfatto. Parlando della safety car, Devon Butler si è distinto per averti dato del fortunato ad aver ottenuto questi risultati. Pensi che sia davvero così? Allora, direi a Butler di riguardarsi i replay. Noterà che alla guida della mia auto c'ero io e l'abbiamo pure sverniciato male. Io penso che Butler faccia capricci ogni volta che non ottiene quello che vuole. Lo sanno tutti che le safety car ribaltano le gare e oggi non c'è stata eccezione. Direi a Butler di riguardarsi i replay. Noterà che alla guida della mia auto c'ero io. Nulla di abbendata. Il tuo compagno Aiden Jackson si è ritirato dalla gara oggi. Sembra che non se la stia passando bene, vero? Beh, questo pare un po'... cioè, ci sta per consolarlo, però allo stesso tempo sembrerebbe un po' stronzo, perché nel senso pure noi gli abbiamo dato addosso, quindi... Proviamo. La gente gli sta dando un po' addosso recentemente. Compresi noi. Ma tutti passiamo questi brutti periodi. È un pilota giovane, promettente. Riuscirà a riprendersi. Grazie per il tuo tempo. Diciamo che sì, è un commento paterno dato da chi magari lo voleva prendere a badilate, quindi diciamo che non lascia il tempo che trova. Però tutto sommato ci sta. La safety car si è dimostrata utile per Ackerman, dato che gli ha permesso di rimediare ad una pessima partenza e fino a finire in top 10. La storia di due piloti, un finale di gara per ottimo... finale di gara per ottimo per Ackerman. Jackson si ritira, ecco, è sbagliato proprio. Sebbene il litigio tra i piloti Aston Martin riguardo il GP del Canada sia ancora fresco nelle nostre menti, due compagni di scuderia sembrano aver abbandonato l'idea di avanzare delle scuse. Casper Ackerman ha evidentemente lasciato la questione alle spalle grazie ad una gara convincente in Austria che gli ha garantito di portare a casa dei punti per Aston Martin. L'olandese non è partito bene, ma la safety car è corsa subito in aiuto facendogli recuperare il terreno perso, una safety car causata da Aiden Jackson costretto al ritiro. Se Aston Martin pensa di poter raggiungere i suoi obiettivi, allora dovrà invogliare Aiden Jackson a fare di più. Riassunto dal Red Bull Ring, dopo il campionato d'Austria oggi Casper Ackerman si è lasciato andare un buon commento su verso il pilota Alfa Romeo Devon Butler, dicendo che Butler si rifiuta di accettare una sconfitta. Onesto. Brian. Cas, sei impegnato? Veramente. Ottimo, allora devi venire in ufficio. Ce la fai a fare un salto adesso? Perché? Cosa succede? Niente, niente, te lo dirò una volta che arrivi. Non puoi dirmelo adesso? Grazie mille Casper, ci vediamo a breve. Ok, poi ha recentemente scosso il mondo delle sport annunciando il ritiro. Va bene, va bene, va bene. Allora, sentite, se ti trovi indietro in una gara, la safety car è un colpo di fortuna. Non c'è nulla di controverso al riguardo, è la semplice verità. Se non fosse per il fatto che poi abbiamo recuperato 9 posizioni, la safety car ci ha aiutato a stare vicino alle altre auto, ma poi ne abbiamo recuperate 9, anzi 10/11 in realtà, conti alla mano, e compreso tu, carissimo Devon. Possiamo retweetare anche noi mandandolo a cagare in amicizia? Credo di no. Bella gara oggi Casper, sei arrivato a punti nonostante quella partenza. È contentissimo, è stata dura ma hai ribaltato la situazione. Ben fatto Casper. Puoi raggiungermi in ufficio appena finito di leggere questo messaggio. Sarò lì per la prossima mezz'ora. Ed è una bella risposta oggi alla domanda di Aiden. Era una bella occasione per appianare le cose. Inoltre sappiamo che Aiden la prenderà bene, no? Non lo so. Ecco qui il buon Otmar Svanaus. Piccola nota su Aiden, la stampa è stata spietata con lui di recente, non se la sta passando tanto bene. So che non è tua responsabilità, ma sarebbe bello se gli mostrassi un po' di supporto. Siamo tutti sulla stessa barca alla fine. Vabbè, io ne ho parlato bene comunque, possiamo dirlo. Ragazzi, però, a questo punto io direi di salutarci qui con questo episodio. Spero che vi sia garbato, mi raccomando come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Seguitemi anche sull'altro sito per le live, secondo canale dove trovate anche le live su Formula 1 Buzzi Style. E mi raccomando, like, condivisioni. Dai, e fatevi vedere sportivi e giovani, signori! Alla prossima! Saluto a tutti da Quel Tale Ale.